Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa scatolina a forma di farfalla con il coperchio inciso, tagliato in questo modo e la base di compensato. Ok, quindi poi ho utilizzato la fettuccia e appunto questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa scatola è un inserto a forma di farfalla in legno compensato. Come potete vedere, qui abbiamo la base che è questa qui, bucata di lato, e poi abbiamo il coperchio che è identico alla base, quindi sempre con i fori laterali, ma poi è tutto intagliato in questo modo, in modo da essere più bello, più carino, più gradevole alla vista. Il tutto andremo a lavorarla con una fettuccia color lilla. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it, compresi i nostri legni, questi li realizziamo noi artigianalmente, quindi sono prodotti da noi a mano in modo artigianale, appunto, come dicevo, quindi produzione totalmente made in Italy, li trovate sul nostro sito. E andremo a lavorare con un uncinetto un numero 5 con cui 5 e mezzo, perdon, 5 e mezzo con cui andremo a fare il primo giro per passare nei fori. E poi cambieremo e utilizzeremo un uncinetto numero 7 per lavorare il resto della scatola, ok? Quindi questo è quello che ci occorre. Allora, prendiamo il nostro uncinetto, facciamo il cappio con la fettuccia e partiamo andando a inserirci nell'angolo qui in alto della nostra ala. Vedete, mi inserisco con l'uncinetto, aggancio il filo ed estraggo una prima maglia bassa. Adesso rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia bassa in questo modo. Quindi abbiamo fatto due maglie basse nel primo foro. Adesso scendiamo da questo lato e andiamo a fare 6 maglie basse nei successivi 6 punti. Quindi procediamo facendo una sola maglia bassa per i successivi 6 punti. E 6. Adesso qui, dove vedete che curva leggermente, nel punto successivo andiamo a fare due maglie basse nello stesso foro. Quindi vedete che ne faccio una, dopodiché ripunto e vado a farne una seconda. Voilà. Adesso nei successivi due punti vado a fare una maglia bassa sola, quindi una in questo qui che rientra un po' e una anche nel successivo. Adesso invece nei successivi 3, quindi 1, 2, 3 di nuovo qui dove curva, andiamo a lavorare due maglie basse per ogni foro. Voilà, adesso nei 1, 2, 3, 4, nei 4 fori che ci mancano a raggiungere la nostra metà, andiamo a lavorare solo più una maglia bassa per ogni foro. Quindi adesso siamo arrivati a metà e dobbiamo realizzare dall'altra parte fino ad arrivare alla punta successiva la stessa lavorazione ma a specchio. Quindi faremo 3 maglie basse nei primi 3 fori, poi faremo in questi 3 2 maglie basse, 1, 1, 2, 6 per concludere con 2. Ok? Quindi ci vediamo dopo essere arrivati dall'altra parte. Allora, una volta arrivati di nuovo qui in cima, aver fatto le due maglie basse nello stesso foro, adesso procediamo per i successivi 4 fori a lavorare due maglie basse per ogni foro. Quindi vedete che entro due volte nello stesso foro e vado a lavorare due maglie basse. Ancora. Vedete, una, rientro. E vado a fare la seconda, due. Voilà, adesso negli ultimi 1, 2, 3 più il foro centrale vado a lavorare una sola maglia bassa per ogni foro.
una, due, tre, più questa qui centrale. Voilà, e adesso ripetiamo a specchio, quindi le prime tre maglie lavoro una sola maglia bassa per ogni foro, negli ultimi quattro invece vado a raddoppiare e lavoro due maglie basse per ogni foro. Allora, a questo punto vado a inserirmi nel punto qui di inizio, faccio una maglia bassissima, una catenella, voltiamo il lavoro e stavolta andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi mi inserisco in ogni punto e vado a fare un intero giro a maglia bassa. In questo modo, senza fare aumenti, vado semplicemente a lavorare le maglie così come mi si presentano per tutto il giro. Allora, una volta arrivato al termine del giro della maglia bassa, di questo primo giro di maglia bassa, iniziamo col punto vero e proprio della nostra scatola, che è un punto canestro. Quindi adesso sono arrivata qui, non faccio più la maglia bassissima di chiusura, ma entro direttamente nel primo punto che vado a lavorare, che è un punto allungato. Quindi mi inserisco, vedete, non qui dove dovrei inserirmi a prendere le maglie normalmente, ma il giro sotto. Quindi mi inserisco in questo modo, aggancio il filo, lo estraggo, vedete che si crea questo punto allungato, aggancio il filo e chiudo facendo una maglia bassa che però, essendo presa nel giro di sotto, risulta così allungata. Il punto dopo vado a lavorare una maglia bassa in costa, quindi prendo semplicemente la costina dietro del mio punto. In questo modo. Quello dopo ancora vado a puntare nel giro sotto. Così. Il punto dopo lo prendo di nuovo in costa dietro, poi di nuovo uno bello lungo, così, vedete? Adesso di nuovo uno in costa dietro e poi di nuovo un punto dove vado nel giro precedente. E alterno questa sequenza, vedete, creando punti allungati e punti a maglia bassa presa in costa per tutto questo primo giro. E così via. Allora, terminato anche questo giro, questo è il risultato, vedete, questo punto secondo me è sempre stupefacente. Adesso dobbiamo iniziare il prossimo giro, dove andremo a lavorare la maglia bassa in costa, dove sotto abbiamo il punto allungato, e il punto allungato dove invece abbiamo la maglia alta in costa. Quindi prima abbiamo iniziato con la maglia allungata, adesso quindi prendo la costina dietro e vado a fare una maglia bassa. Dopodiché ho invece la maglia bassa in costa del giro precedente, quindi adesso vado a fare il punto allungato e vado a puntare sopra a questa barretta orizzontale che mi si è formata nella lavorazione. Quindi vedete, vado a puntare esattamente qua sopra. Prendo il filo, lo estraggo, ecco che ho ottenuto il punto allungato. Dopodiché lavoro invece una maglia bassa in costa dietro. E poi di nuovo un punto allungato che vado sempre a prendere, vedete, sopra questa barretta orizzontale. In questo modo ottengo i punti alternati. Quindi vedete che procedo in questo modo, quindi un punto allungato puntando sempre sopra queste barrette orizzontali che vedete mi restano così ben visibili, e poi andiamo a fare una maglia bassa presa in costa dietro. E alternando questi due punti in questo modo, dobbiamo proseguire fino a realizzare l'altezza della scatola che desideriamo.
quindi che siano 10 cm, 8, 6, in base a quello che vogliamo metterci dentro e ai vostri gusti, proseguiamo con tanti giri quanto desideriamo alta la nostra scatola. Allora, guardate, dopo il giro di maglia bassa iniziale ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri a punto canestro, e questo è il risultato di cui io sono abbastanza soddisfatta, e ho deciso che questa sarà l'altezza della mia scatola, quindi andremo a tagliare il filo e a chiudere il nostro lavoro, perché appunto così è l'altezza che desideravo. Adesso invece andremo a vedere come fare il coperchio da metterci sopra. Quindi prendiamo di nuovo il nostro filo, la nostra fettuccia, il nostro uncinetto, facciamo un cappio, di nuovo partiamo dall'angolo in alto dell'ala della nostra farfalla e andiamo a fare i punti esattamente come abbiamo fatto per la base. Quindi partiremo qui facendo due maglie basse nello stesso foro, poi lavoreremo sei punti facendo una sola maglia bassa, poi di nuovo ne faremo uno con un aumento e così via. Quindi le stesse identiche maglie che abbiamo messo qui nel fondo, adesso andremo a ripeterle qui nel coperchio, ok? E così via. Allora, ecco qui, guardate, terminato dunque di realizzare il giro di maglia bassa del coperchio, io ho deciso di farne uno solo, ma se lo volete più alto potete benissimo farne due. Ecco che abbiamo terminato la nostra scatola e questo è il risultato finale, e io sono veramente molto contenta di come è rimasto. Mi piace molto, spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarle, se provate i nostri inserti in legno, mi raccomando fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, e poi sul gruppo di Facebook Mari l'amico in cinettina potete mandare le foto delle vostre creazioni. Un bacione, ciao!